Ciao a tutte ragazze, non sono morta, finalmente dopo 2 settimane sono riuscita a girare quest'altro video che mi è stato molto richiesto di questo trucco che ho deciso di denominare Black and Rose, perché come vedete gli occhi sono sul tono del nero mentre le labbra hanno dei riflessi rosa. Sinceramente all'inizio pensavo che non stesse bene con coloro che hanno gli occhi scuri, ma solo che ha gli occhi chiari, verdi, azzurri, e invece mi sono stupita perché veramente mi piace moltissimo anche l'effetto che ha sulle pe le persone che hanno appunto gli occhi marroni o neri. Niente, credetemi, è un trucco semplicissimo. Spero di essere chiara e spero che vi piaccia. Qualsiasi cosa scrivetemela qui sotto, sarò sempre felice di rispondere. Niente, guardate che cosa ho fatto e mi raccomando, provate a farlo anche voi. Dopo aver messo questo pezzettino di scotch perché il trucco risulti delineato, metto su tutta la palpebra mobile questa base per gli occhi della Essence. Siccome poi andrò a applicare la matita nera anche nella rima inferiore, la metto anche qui, un po' anche qui. E la distribuisco omogeneamente. Per fare questo trucco è necessario avere una matita per gli occhi nera che sia morbida, in modo tale che poi si possa sfumare. Quindi ora faccio un piccolo tratto come una riga di eyeliner all'inizio della palpebra mobile. Dopodiché, qui è già incorporato, però se non ce l'avete prendete un pennellino da sfumatura e iniziate a sfumare la matita nera su tutta la palpebra mobile, verso l'alto. In base all'effetto che volete ottenere, potete sfumarlo più o meno. Alla fine dovete ottenere una sfumatura nera piuttosto omogenea. Adesso prendo questo ombretto nero della Sephora e lo applico sopra l'ombretto in modo tale che fissi la matita che prima ho sfumato. Siccome questo ombretto è anche shimmer, dà a tutto il trucco una lucentezza particolare. Potete farne anche a meno se non vi piace l'effetto. E continuo a sfumare. Adesso rimuovo lo scotch. E prendo una matita nera. La andrò a mettere sotto la rima inferiore dell'occhio. Adesso, come prima, per fissare la matita nera, applico sopra l'ombretto di prima. In modo tale che non sbavi durante la serata. Ora, per evidenziare lo scuro dei miei occhi, ma anche per staccarlo dal trucco sul nero, metto questa matita bianca nella rima interna dell'occhio. Questa matita è della Catrice e ha veramente un'ottima scrivenza.
Ora piego le mie ciglia. Applico il mascara con movimenti a zigzag in modo tale da prendere tutte le ciglia. Questo che sto usando è della Bottega Verde, sempre lo stesso. Con questo pennellino, pettino le mie sopracciglia. Sempre verso l'alto. Ora con quest'altro pennellino, andrò ad applicare sotto le sopracciglia, nell'arcata sopraccigliare, l'illuminante. Potete usare anche un ombretto dorato. E sfumate. Ora passiamo al trucco viso. Applico qui, questo correttore dell'Astra che vi ho recensito nel video scorso, in modo tale da coprire le occhiaie. Inoltre, sopra metto un po' di questo fondotinta, questo della Bottega Verde, che è abbastanza coprente, sopra il correttore, in modo tale che vada a ricoprire ancora meglio le occhiaie. Adesso per fissare il correttore e il fondotinta applico su tutto il viso questa cipria opacizzante e ricordatevi sempre che appunto la polvere fissa la crema e quindi il risultato durerà più a lungo. Poiché ho già caricato parecchio gli occhi, ho deciso di non mettere nessun blush, però è facoltativo, nel senso se vi piace potete metterne magari uno color rosa, rosa tenue. E vado invece ad applicare il rossetto. Io ho scelto questa colorazione nude della Elf. Che come vedete ha un effetto molto naturale. Ha anche qualche riflesso sul rosa e per questo appunto ho chiamato questo trucco Black and Rose.